claim della potente campagna pubblicitaria voluta da Audi nel nostro paese era tanto semplice quanto chiaro. Recitando Italia, Land of 4, si è voluto affermare che anche nel bel paese le versioni equipaggiate della ben nota trazione integrale permanente, le versioni 4 appunto, nel lessico di casa Audi, sono state scelte e acquistate da un gran numero di automobilisti italiani. Un numero assolutamente rilevante e significativo, che ha visto crescere la quota di vendite Audi con trazione integrale permanente fino a un clamoroso 44% del totale già nel 2013. Un risultato questo che non sorprende, ma che fa riflettere, visto che, come è normale che sia, le versioni 4 presenti praticamente in tutte le famiglie dei modelli della casa di Ingolstadt sono comunque più costose di quelle dotate della sola trazione anteriore. E di questi tempi grami, tempi nei quali si misura e si pesa ogni singolo euro da investire nell'acquisto di un'auto, non è del tutto scontato che il consumatore sia disposto a spendere qualche soldo in più. Ma la qualità dei prodotti della Casa degli Anelli e i vantaggi davvero notevoli che la trazione sulle quattro ruote offrono hanno convinto quasi la metà dei clienti Audi italiani a investire qualche cosa in più. In vista dell'estate, che ormai si sta manifestando climaticamente in tutta la sua potenza, Audi ha concentrato le proprie attività di marketing e sampling sulla sempre incantevole Costa Smeralda sarda, capitale estiva delle vacanze più o meno VIP di italiani e soprattutto stranieri. Una discesa in campo davvero imponente quella di Audi in Sardegna. Le Audi con trazione 4 saranno protagoniste in molte situazioni strategiche dell'estate isolana, per comunicare al meglio con il cosmopolita pubblico dei vacanzieri. Per chi arriverà in aereo a Olbia, ad esempio, oltre alle vetture esposte nel terminal, ci saranno diversi esemplari che si muoveranno sulle piste dello scalo fra servizi sottobordo e di handling, tra i tanti euromobili in transito. E poi ancora una partnership forte e prestigiosa con il mitico Yacht Club Costa Smeralda a Porto Cervo, fra mondanità e regate internazionali. Ma anche negli hotel della catena Starwood le Audi saranno sempre star assolute. Così come presso le suggestive notti del Fee Beach, locale assai trendy di Baia Sardinia. Noi per un paio di giorni abbiamo vissuto un'anteprima di queste attività, potendo assaggiare una volta di più le proverbiali doti delle quattro di Ingolstadt, dal circuito di Mores fino a lunghe sgroppate in off-road lungo le strade bianche della Costa Smeralda, e poi ancora guidando sulle arterie panoramiche di questo straordinario lembo d'Italia che tutto il mondo ci invidia. Ci siamo divertiti noi, si divertiranno certamente i vacanzieri fortunati che sbarcheranno nella Sardegna, proverbialmente Home of 4. Can't wait no more.